io mi presento, sono Anna Donadio e sono la ricercatrice del gruppo di chimica inorganica, costituito, come vedete, da altri professori che avete incontrato e conosciuto qualche tempo fa, in particolare quindi dal professor Vivani, dalla professoressa Marchetti e dalla professoressa Pica. Noi di che cosa ci occupiamo? Fondamentalmente il tema centrale della nostra ricerca è la chimica dello stato solido e in particolare lo studio quindi della struttura dei legami e delle proprietà fisiche della materia in fase solida. Perché è importante lo stato solido in chimica farmaceutica? Perché di fatto gli API, che sono gli ingredienti farmacologicamente attivi, possono essere solidi, possono essere cristalli molecolari, e anche perché i materiali, moltissimi materiali utilizzati per applicazioni farmaceutiche, sono appunto dei solidi. Le proprietà dello stato solido, e in particolare le caratteristiche della struttura cristallina, possono, come dire, si riflettono su quelle che sono le proprietà chimico-fisiche della materia e in particolare possono influenzare quelle che sono la solubilità, ad esempio la velocità di dissoluzione, l'igroscopicità e la stabilità del farmaco stesso. Per cui la nostra attività di ricerca in particolare si svolgerà all'interno nell'ambito del progetto DELFI. È un progetto di dipartimento finanziato e premiato fra 180 migliori dipartimenti di eccellenza a livello nazionale e in particolare il progetto è focalizzato su quello che è lo studio delle fasi iniziali del drug discovery. E in particolare si rivolgerà allo studio, alla sintesi e allo studio preformulativo di API, e in questo contesto il nostro contributo sarà rivolto allo screening e alla selezione della forma solida più adatta allo sviluppo del farmaco. Gli API di fatto possono esistere in varie forme solide. Ad esempio possono esistere come polimorfi, si tratta di forme solide che presentano la medesima composizione chimica ma che si differenziano per la diversa struttura cristallina, quindi una diversa disposizione spaziale delle molecole, oppure possono cristallizzare con molecole di solvente oppure possono solidificare senza periodicità, cioè come sotto forma di amorfi, quindi senza un ordine molecolare a lungo raggio. Ora, le diverse forme cristalline o amorfe, pur contenendo la stessa molecola attiva, possono di fatto presentare delle proprietà chimico-fisiche molto diverse, oppure anche subire delle trasformazioni durante il processo di sviluppo, e quindi di fatto influenzando così il processo stesso e di seguito la biodisponibilità del farmaco. Questo è di fatto un esempio di quello che può succedere quando avviene una trasformazione di questo tipo, perché va considerato che in funzione di alcune variabili, quali ad esempio la temperatura o l'igroscopicità, una forma metastabile può trasformarsi in una forma che invece è termodinamicamente più stabile, ed è proprio quello che è successo a questo campione di cioccolato. Di fatto avevamo all'inizio un campione, il burro di cacao si trovava sotto una forma metastabile con un punto di fusione di 34 gradi centigradi, ma nel tempo il burro di cacao praticamente si è trasformato in una forma termodinamicamente più stabile
più stabile e presentando invece, oltre che a un diverso aspetto, anche un punto di fusione più alto, il che significa ovviamente una maggiore difficoltà a sciogliersi, con di conseguenza un grande disappunto da parte del consumatore, no? Per cui la ricerca, la caratterizzazione delle fasi solide è importante perché ci dà la possibilità di effettuare una scelta razionale della forma solida più adatta allo sviluppo del farmaco e anche eventualmente la valutazione di eventuali implicazioni in campo brevettuale. Quando possiamo quantificare questi polimorfi, per esempio? Beh, durante la produzione dell'API, per assicurarci appunto che il prodotto finale si trovi nella forma desiderata, oppure anche durante la preparazione del prodotto commerciale per accertarci appunto che il prodotto si trovi nella forma desiderata. Ovviamente questa analisi la possiamo fare sia sul materiale di bulk che eventualmente sul prodotto commerciale. Come possiamo studiare gli API in forma solida? La tecnica più diffusa, maggiormente utilizzata, è quella dei raggi X, della diffrazione a raggi X. È una tecnica molto diffusa per lo studio, nello studio dello stato solido, è una tecnica non distruttiva e sostanzialmente consiste nell'investire un cristallo con un fascio di raggi X al fine di ottenere praticamente delle figure di diffrazione, altro non sono che la carta d'identità del cristallo. Il risultato di queste figure di diffrazione non è altro che ci dà la disposizione regolare e simmetrica degli atomi nel cristallo, da cui possiamo ottenere delle informazioni riguardo quella che è la struttura del cristallo stesso e anche di ottenere delle informazioni di come di fatto questa struttura sia intimamente legata alle proprietà del cristallo nel suo insieme. Esistono diverse tecniche di diffrazione raggi X. Abbiamo la diffrazione raggi X su cristallo singolo, quindi voi immaginate un cristallo che viene sottoposto a questo fascio di raggi X. Se schiaccio ma nel momento in cui eventualmente noi avessimo a disposizione un cristallo di buona qualità o di dimensioni adeguate, possiamo comunque effettuare la diffrazione su polveri policristalline. Ovviamente la situazione si complica, ma il risultato è sempre lo stesso, cioè riusciamo anche in questo caso a raggiungere lo stesso risultato e a ottenere in pratica le stesse informazioni da cristallo singolo, ottenute da cristallo singolo. Si tratta effettivamente di tecniche complementari, nel senso che i limiti di una tecnica poi rappresentano i punti di forza dell'altra. Ora, quali sono le informazioni che possiamo ricavare da una diffrazione raggi X? Vedete, sono molteplici, possiamo ovviamente determinare quella che è la struttura cristallina del materiale, possiamo effettuare un'analisi delle fasi, uno screening dei polimorfi, possiamo ad esempio effettuare degli studi di stabilità, degli studi di compatibilità, controllare eventualmente gli eccipienti, gli ingredienti del nostro composto o eventualmente anche controllare l'uniformità del batch. Questo è un esempio di analisi raggi X condotta su un antistaminico, giusto per farvi vedere qual è l'output di questa analisi. Si tratta di diffrattogrammi in cui, vedete, ci sono diversi picchi di diffrazione e le informazioni che possono essere raccolte da questo diffrattogramma sono in sostanza l'identificazione del vari composti presenti in questo campione. Ad esempio, nel primo diffrattogramma sono stati identificati gli eccipienti, mentre nel secondo diffrattogramma invece è stato possibile poi identificare il polimorfo specifico presente appunto nel campione.
Ora, per quanto riguarda invece i materiali utilizzati per applicazioni farmaceutiche, in particolare noi ci occupiamo di due grandi, di due classi di materiali ampiamente utilizzati in campo farmaceutico, e si tratta di materiali estrati, sono praticamente rappresentati dai fosfati e dai fosfonati di zirconio e dalle idrotalcite, ovvero argille anioniche. Giusto per dire che cos'è un composto a strato: un composto a strato è un solido in cui le interazioni nello strato sono di gran lunga superiori alle interazioni invece esistenti fra due strati adiacenti. Molteplici sono le applicazioni appunto di questi materiali, e vanno dalla biotecnologia, alla tecnologia farmaceutica, alla cosmesi, all'agricoltura, ma anche al campo della catalisi nelle sue varie forme. L'anisotropia di legame di questi solidi ha come importante conseguenza la proprietà dell'intercalazione. Ora, l'intercalazione altro non è che l'inserzione reversibile di una specie ospite nella regione interstrato, cioè nella regione esistente fra due strati adiacenti. Ora, diversi perché intercaliamo gli api, per esempio, in un materiale a strati? Perché vogliamo, ad esempio, aumentarne la biocompatibilità, aumentarne la biodisponibilità, eventualmente possiamo aumentarne la solubilità oppure modificarne il rilascio, così come anche proteggerlo eventualmente da agenti esterni, quali ad esempio la luce o l'ossigeno. Sono stati intercalati in questi materiali diverse specie ospiti, che vanno dagli aminoacidi agli antibiotici, così come anche parecchi antinfiammatori, proprio al fine di ottenere delle formulazioni differenti. Vi volevo mostrare un esempio che riguarda il diclofenac, è uno studio condotto nel nostro laboratorio. Ora, il diclofenac è sottoposto, praticamente subisce un processo di fotodegradazione quando viene esposto alla luce, okay? Nel senso che in seguito all'irradiamento la molecola subisce una rotazione, per cui si formano dei sottoprodotti che sono anche tossici. Per cui si è pensato di intercalare il diclofenac su un idrotalcite, okay? Proprio con lo scopo di proteggerlo eventualmente dalla luce. Il composto ottenuto è stato quindi analizzato mediante diffrazione RGX, e quali sono state le informazioni ricavate da questa analisi? Innanzitutto, l'avvenuta intercalazione del farmaco, ovviamente questi spettri si modificano in un certo modo proprio per darci, per fornirci questa informazione, e la diffrazione sul composto dopo il radiamento ci fa vedere in pratica che la molecola mantiene la sua struttura molecolare, ok? Rispetto a come di fatto era prima dell'irradiamento, ok? Quindi queste sono alcune delle informazioni che possiamo ritrovare, per esempio, dalla diffrazione RGX. Ovviamente questi sono tutti dati che poi sono stati anche confermati, e vengono confermati da altre tecniche spettroscopiche. In questi due lavori di tesi è stato utilizzato il fosfato di zirconio come supporto di, nel primo caso, un inibitore degli inibitori della pompa di flusso, mentre nel secondo caso è stato utilizzato come supporto per la clorixilina. In questo lavoro praticamente questi inibitori della pompa di flusso sono stati supportati dal fosfato di zirconio al fine di migliorarne la dispersione in una matrice polimerica biodegradabile, il PGLA, ampiamente utilizzato come materiale per la rigenerazione ossea. E di fatto se ne è valutata l'attività antibiofilm, e nel caso migliore si è misurato, appunto, registrato un'inibizione di oltre il 70% contro lo stafilococco aureus, e il lavoro
in questo caso è stato svolto in collaborazione con il professor Sabatini. In quest'altro lavoro invece la clorixidina è stata supportata dal fosfato di zirconio e anche in questo caso l'ibrido ottenuto è stato utilizzato come filler di un polimero, in questo caso sempre un polimero biodegradabile, la carbossimetilcellulosa, e anche in questo caso il composito ottenuto ha dimostrato un'elevata attività e al tempo stesso una bassa tossicità. Abbiamo anche registrato un rilascio modificato della clorixidina una volta supportato sul fosfato di zirconio. In questo caso invece la tesi è stata svolta in collaborazione con la professoressa Ambrogi. I materiali estratti possono essere anche utilizzati come materiali di supporto per nanoparticelle. Abbiamo utilizzato ad esempio il tracite per supportare nanoparticelle di argento e cloruro di argento per scopi catalitici e per applicazioni antimicrobiche. In particolare, non si vede molto bene la foto, ma il materiale è stato utilizzato come per la fotodegradazione della rotamina B, mentre in quest'altro caso lo stesso materiale è stato utilizzato come filler sempre per matrici polimeriche di acido ialuronico. Okay? Anche in questo caso, in collaborazione con la professoressa Ambrogi e Pietrella, abbiamo praticamente valutato l'attività antimicrobica di questo composito polimerico. Un lavoro analogo al precedente è stato svolto utilizzando invece in questo caso un supporto differente, prima era l'idrotracite, invece in questo caso si è usato il fosfato di zirconio sempre come supporto per queste nanoparticelle di argento e argento cloruro, e anche in questo caso se ne è studiata la fotocatalisi. Mentre in quest'altro caso il fosfato di zirconio è stato utilizzato come supporto per nanoparticelle d'oro, utilizzato poi per in catalisi nella riduzione del 4-nitroanisolo. Sempre un esempio di applicazione di questi materiali in campo catalitico, e in questo caso le nanoparticelle metalliche erano di palladio, che in questo caso se ne è studiata l'attività catalitica, dimostrando effettivamente una buona attività, se non ottima, sia dal punto di vista temporale che di resa. Ora, le collaborazioni, l'attività del nostro gruppo si svolge in collaborazione non soltanto con i gruppi del Dipartimento, ma anche con gruppi di ricerca al di fuori dell'Ateneo, ma anche al di fuori, insomma, esteri. In particolare abbiamo delle collaborazioni con l'Università di Porto Rico, con l'Università di Malaga, col CNRS francese e col CNR di Bologna. E in particolare da una collaborazione con il CNR di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli è nato un progetto, tra l'altro al momento oggetto di una tesi di dottorato, sui coating di impianti di titanio. In pratica l'idea del progetto è quella di utilizzare i solidi lamellari per modificare questi impianti al fine di ridurre il rischio di infezioni e favorire l'ossogenesi, per cui i solidi lamellari vengono utilizzati per modificare la superficie dell'impianto, per la costruzione di microcontainer di molecole bioattive, oppure, come abbiamo detto, quindi per favorire l'ossogenesi. Quindi, per esempio, per quanto riguarda la modifica della superficie, l'idea è quella di legare sulla superficie delle molecole delle funzionalità specifiche, come ad esempio funzionalità zoointerioniche per la loro spiccata attività antimicrobica e antifilm, oppure di costruire sulla superficie dei microcontainer legati covalentemente alla superficie, tale da caricare questi microcontainer con api oppure con nanoparticelle attive, o ancora di far crescere sulla superficie un precursore di quella che è l'idrossiepatite, altro non è che la componente inorganica
delle nostre ossa. Per cui la tesista o il tesista che viene, che verrà a fare la tesi da noi, di fatto potrà fare sintesi, si troverà di fronte, insomma, alle sintesi, ma anche ad effettuare diverse caratterizzazioni. A questo proposito abbiamo a disposizione un discreto parco macchine, nel senso che abbiamo diversi strumenti, tra cui naturalmente un diffrattometro raggi X, per mezzo del quale possiamo, avete visto, ricavare diverse informazioni, quindi in particolare l'identificazione delle fasi, possiamo determinare dei parametri strutturali, determinare la struttura molecolare e così via. Abbiamo a disposizione anche gli strumenti per effettuare delle analisi termiche, con lo scopo anche di determinare quella che è la conformazione, la stabilità conformazionale, eventualmente la composizione dei campioni. Abbiamo uno spettrofotometro a ottico a emissione, sempre per la determinazione della composizione dei campioni, così come diversi cromatografi ionici, e anche uno strumento per la misura delle aree superficiali e eventualmente della porosità dei campioni qualora questo lo presentassero. Con questo è tutto, se avete delle domande.